Amici di Cellulare Magazine, bentornati sul nostro canale di YouTube. Io sono Cristian e oggi sono qui allo stand di Oppo con Stefano Cavallaro che ci fa vedere l'Oppo N1. Ma intanto ci introduce anche un po' Oppo, no? Un'azienda cinese, sì. Vero Stefano? Oppo è un'azienda cinese che produce smartphone molto interessanti. Non è ancora sul mercato italiano, questo va detto subito. Però per chi fosse interessato ai prodotti di Oppo, può comprarli online a questo sito, guardiamo se riusciamo, en.oppo.com, qua, vedi? Se siete interessati potete comprarli online. Insomma, adesso qua comunque noi vi mostriamo l'N1, che diciamo che non è proprio la novità annunciata qui, perché novità annunciate qui non ne hanno, però è l'ultimo prodotto, il più nuovo che hanno presentato. Si tratta di uno smartphone che ha delle soluzioni davvero particolari. Una delle soluzioni particolari è quella sul retro della scocca, che voi dite è una... Aspetta, facciamo vedere, dai, non ti bruciare però subito le cose migliori. No. Facciamo vedere, no, diciamo che è un retro di una scocca che è sensibile al tocco. Infatti io, passando il dito dietro, posso, come vedete, cambiare gli slide. Guardiamo se fa anche dell'altro qui, vedete? Semplicemente sfiorando con il dito retro della scocca. Un'altra particolarità è che la fotocamera da 13 megapixel può ruotare su se stessa, per cui, vedete, potete fare anche dei selfie, no? Quelli che vanno di moda adesso, con una risoluzione altissima. Va bene, dai, raccontiamolo un po' questo Oppo, che è un Fabel con display da 5,9 pollici, naturalmente risoluzione Full HD, per una densità di 377 ppi, quindi molto molto definito. Il vetro di protezione è Gorilla Glass 3. Parliamo del processore, un Qualcomm Snapdragon 600, quindi un Qualcomm 1,7 GHz, processore molto potente, affiancato da 2 GB di RAM. Le versioni di storage commercializzate sono due, 16 o 32 GB. Poi abbiamo detto, vabbè, la fotocamera da 13 megapixel con obiettivo molto luminoso, f2.0, il peso di 213 grammi, per cui insomma, si tratta di un tablet, per cui il peso è sempre un pochino elevato, però è ben distribuito, non sembra di avere una tonnella in mano, voglio dire. Le dimensioni sono di 170x82x9 mm, per cui insomma rimane molto molto sottile. Sistema operativo Android 4.2 sarà probabilmente aggiornato 4.4 come tutti i modelli di nuova generazione. Insomma, uno smartphone interessante. Non ci hanno saputo dire il prezzo, però dovrebbe essere abbastanza competitivo, voglio dire. Ok, per questo Oppo N1 al momento è tutto, grazie per averci seguito, al prossimo video.